Ciao, piacere, sono Enrico. Chi non mi conosce, mio nome è Enrico, sono brasiliano. Vengo a parlarvi in questo video un tema un po', diciamo, polemico. Io ho lavorato a Brescia per 3 anni, un ristorante cinese, e lì sono successe tante cose, no? E sono rotto il coglione con loro, perché hanno fatto le cose che non si fa con i dipendenti. La prima cosa, lavorare in nero sulla metà busta, cioè tu guadagni X, diciamo 1.000 euro, loro ti pagano 500 euro sulla busta e la metà in nero. E penso che sarà il primo video su YouTube con questo discorso, perché tutti hanno paura. Io non ho paura di parlare di queste cose. E le altre cose sono lavorare praticamente di 9 ore, 10 ore al giorno, no? E loro ci assumono per 2 ore al giorno, no? Sul contratto. E guarda che i commercialisti di loro sono quasi tutti sono italiani, loro sono, diciamo che loro sanno di queste cose. E un'altra cosa che vengo a dirvi è che loro hanno fatto, no? Il ristorante New Wok di Brescia con i cinesi, loro mettono cinese, giapponese, cinese, la cucina cinese, brasiliana e giapponese. È solo stile, che giapponese lì non ci sono nessuno. E un'altra cosa che hanno fatto loro, cioè l'extraordinario, Capodanno, Natale, loro non pagano, cioè sono un po', diciamo, furbi con le persone. Posso dire così, no? Perché mi sono rotto le balle con questi discorsi di loro. Mi hanno assunto, hanno fatto la pubblicità con la mia immagine, senza la mia autorizzazione. Hanno fatto le foto, hanno fatto il cartellino, tutte quelle cose, e non mi hanno pagato nessuno. Se tu stai guardando questi video di Brescia, probabilmente mi conosci. Facevo il giro con la carne brasiliana in tutto il ristorante lì, facevo così, no? Per non dire la parola, perché devo rispettare i bimbi che sono qua a guardare questo video. E sto aspettando, no, di loro qualcosa che sia del mio interesse, no? Quello che loro devono pagarmi. E anche la disoccupazione, che ho detto a loro che ho lavorato per 3 anni, è un diritto mio. Loro hanno cancellato il mio contratto perché hanno detto che non c'era soldi, cioè motivo di fallimento. Ma loro non hanno fatto il motivo del fallimento e hanno messo il motivo, lascio la parola qua, perché non so la data questo tema, no? Per disoccupazione, volevo prendere disoccupazione e hanno messo la dimissione, cioè non ho diritto alla disoccupazione. Essendo una parola portoghese, no? E stavo aspettando di prendere la disoccupazione. Loro sono un po' arrabbiato, scusami, perché anche sto un po' nervoso. E stavo aspettando la disoccupazione perché ho lavorato per 3 anni, no? Ormai so dello Stato ho pagato, no? Con il mio lavoro. E quindi sono un po' senza parole, perché come le persone fanno così con le persone, no? Indipendenti, cioè lavoriamo lì, facciamo le cose giuste tutti i giorni, un giorno alla settimana, ci inculano di tutte le cose, per cosa alla fine, no? Siamo tutti nello stesso barco, nella stessa barca, andiamo nello stesso buco, e mi fa incazzare. E per questo sto facendo questo video, vi farò un altro, perché adesso ho chiamato un avvocato, no? E spero che questo avvocato faccia le cose giuste, prenda i miei diritti, che non sono dai cinesi, no? Sono incazzato nero. Vi ringrazio tantissimo, sono un po' senza parola, perché ti blocca la gola quando sei incazzato con certe cose. E vi ringrazio tantissimo. Ciao.